Gustavo, quanto è importante lo scambio generazionale nel mondo del lavoro? Allora, io penso che sia una parte focale, soprattutto per il Molise, questo scambio intergenerazionale. Perché? Perché sostanzialmente oggi purtroppo dobbiamo constatare che gli anziani, per la maggior parte dei casi, sono soli. Pensare che dopo una vita che hanno lavorato, che hanno fatto, che hanno creato una famiglia, arrivare agli ultimi anni della loro vita da soli significa veramente non essere parti integrati, va bene, di una società dove sul sociale dovrebbe essere nella massima attenzione. I giovani c'è solamente da poter attingere dagli anziani. Perché? Perché gli anziani hanno la ricchezza dell'essere stati al mondo per tanti anni, aver veramente combattuto anche in periodi differenti, dove possono veramente trasmettere a loro quelli che sono i valori e quelli che sono i principi della vita. A firma della pastorale sociale del lavoro, un nuovo progetto. Di che cosa si tratta? Ecco, allora, questo è un progetto che vede appunto questo interscambio. Allora, noi avremo a disposizione una ventina di comuni o una ventina di parrocchie, perché io non limito assolutamente il discorso a determinate categorie, dove ci saranno un gruppo di anziani, i quali gruppi di anziani verranno intrattenuti, va bene, da questo gruppo di giovani, i quali giovani, prima di essere chiamati, avranno e frequenteranno un corso specifico di motivazione, soprattutto nell'ambito della gestione proprio degli anziani. Che cosa succede? Che questi giovani incominceranno a interloquire tra giovani e anziani, e ci sarà questo interscambio dove i giovani porteranno tutte le nuove tecnologie, tutto quello che gli anziani chiaramente non conoscono. Gli anziani porteranno invece questo valore che io a cui tengo moltissimo, è un valore di principi, un valore di vita. L'obiettivo è importante, allora hai un momento per invitare tutti i giovani della nostra città, prego. Allora, io invito voi giovani, perché voi dovete pensare una cosa, non pensiamo che il lavoro è fatto solo e soltanto di guadagno, va bene, ma è fatto, va bene, di una disponibilità della persona nei confronti della comunità dove si lavora, dove effettivamente il collega non è un collega che deve essere, va bene, bistrattato o deve essere semmai superato in termini di bravura, ma è una persona che potrebbe vivere tranquillamente e serenamente insieme. E quindi nel progetto c'è questa parte valoriale che è importantissima, cioè quella di vedere nel lavoro come un'attività che sicuramente darà degli utili, darà un mensile, va bene, ma soprattutto darà una ricerca di quello che è il sociale, di quella che è la collaborazione tra fratelli e sorelle. Infine, per iscriversi? Per iscriversi, allora, noi avremo adesso, nel momento in cui questo progetto verrà finanziato, va bene, avremo una raccolta di nominativi dei giovani, i quali giovani dovranno seguire un corso di formazione. Seguito il corso di formazione, a quel punto là poi verrà fatto il gruppo, va bene, che sarà poi il gruppo che porterà avanti questo interscambio con gli anziani.